Bentrovati, siamo a Spasso con Paesaggiando Tour, questa volta il nostro Paesaggiando, questo tour di arti insieme è a Maenza, presso il Castello Baronale di Maenza, oggi sabato 23 maggio e come di consueto, protagonista dell'evento, ci sarà la presentazione del romanzo Giuditta e la sua guerra scritto da Aurora De Marzi. Abbiamo sullo sfondo una mostra di pittura del maestro milanese Gianfranco Accento, quindi i presenti potranno avere anche l'opportunità di gustare queste opere e accanto a me, oltre all'autrice del libro Giuditta e la sua guerra, Aurora De Marzi, ho l'assessore alla cultura del comune di Maenza, Sabino Cardone, ben trovato. Prima di parlare di questo libro, di quest'opera, io vorrei far conoscere a quanti ci stanno ascoltando e vedendo questa meraviglia, questa location splendida che è il Castello Baronale di Maenza e anche il vostro paesino che è davvero molto prezioso. Beh, è un invito a nozze perché ci troviamo nel gioiello di Maenza che è il castello che risale alla fine del 1100 per opera dei Cercani. Forse i personaggi più noti sono stati i Gaetani e ancora più noto il passaggio di San Tommaso d'Aquino perché sua nipote Francesca, figlia di suo fratello, sposa un Cercani, quindi diventa signore del posto. Purtroppo San Tommaso è passato da queste parti nel 1274 prima di essere trasferito e portato a Fossanova dove è morto. È stato peraltro in questo castello è avvenuto il primo miracolo. Adesso mi sto dilungando troppo sulla storia. No, assolutamente, grazie, noi siamo contenti. Ringrazio voi dell'opportunità che mi date e date alla cittadinanza di Maenza di farsi conoscere oltre a quelli che sono i territori naturali, perché Maenza purtroppo è un po' messa in una situazione di poca visibilità. E poi aggiungiamo anche che non avendo nessun è l'anello mancante della cosiddetta rete museale, per cui il turista o viene di proposito perché è invitato, perché conosce Maenza, altrimenti è tagliato fuori. Per cui questa vi ringrazio per l'opportunità che io ho preso a voi. Io ringrazio Emanuele che adesso è fuori, è in onda, però è fuori video quando mi ha proposto la presentazione del libro, che peraltro ho letto e mi è piacevolmente sorpreso e ringrazio l'autrice. E quindi quando mi ha proposto la presentazione appunto di quest'opera in questo castello, per me dovevo essere io a ringraziare lui e non viceversa. Ecco, a proposito di museo, è però nei vostri progetti quello di rendere parte di questo castello un museo? Certo. La settimana scorsa siamo stati alla regione perché abbiamo presentato come amministrazione comunale la creazione del Museo Detto del Paesaggio Culturale. Tant'è che noi con questa presentazione del libro, e approfitto sempre della vostra cortesia, domenica prossima presenteremo gli arazzi di Laura Marcucci Campellotti che sono stati esposti nella Casina delle Civette nella Villa Borroni a Roma e saranno esposti qui appunto il 31 domenica prossima. Questo museo del paesaggio che non deve essere inteso come un museo vuoto, nel senso che visitabile basta, spazia lo stesso concetto di paesaggio lo deve raccontare. Qui siamo qui e vi aspettiamo anche per il 31, chiedo scusa. Perfetto, quindi noi ringraziamo l'assessore alla cultura, magari questa può essere anche un'opportunità quella di Paesaggiando qui per rincontrarci in futuro, magari in una delle vostre così estati, perché no, estati maentine che sono molto rinomate e continuare a lavorare insieme. Certo, sarà un nostro piacere avere gli ospiti nel prossimo appunto contenitore dell'estate maentina che raccoglie in sé tutte quelle manifestazioni culturali, musicali ed enogastronomiche che poi alla fine non basta. Perfetto, intanto invece ci gustiamo il Paesaggiando di oggi, cominciamo parlando del libro di Aurora De Marzi, Giuditta e la sua guerra, raccontiamo un po' anche a Paolo Maentino chi è Giuditta, la protagonista di questo romanzo. Sì, allora io prima di tutto vorrei di nuovo
fin da prima che nascesse, poi passando per la sua fanciullezza, l'adolescenza, fino a che in età adulta si ritrova a combattere, come ritroviamo nel titolo, una guerra su due fronti. Una che chiaramente è la guerra in Afghanistan, dopo gli attentati dell'11 settembre a New York, che vedono Giuditta in questo contesto perché allontanata da suo marito, che è medico militare, che viene chiamato chiaramente in aiuto in questi posti che stanno subendo attacchi e stanno avendo molteplici disagi. E dall'altra parte si ritrova a combattere una guerra interiore che la vede scontrarsi con diciamo, una disavventura che diciamo così, si trova a superare con la sua forza, con il suo coraggio e con la sua grande voglia di vivere. Beh, come è nata e quando, però soprattutto la voglia di Aurora De Masi di scrivere questo romanzo? È nata per caso, perché comunque è nata così per gioco. Io da sempre mi diverto, fin da quando ero bambina mi diverto a scrivere piccoli racconti, saggi, giornalini. E poi a un certo punto, maturando, 2 anni fa ho sentito l'esigenza di raccontare una storia più completa, di dare forma a una nuova vita, quella di Giuditta. E quindi un po' per gioco ho iniziato a scrivere, poi con l'impegno, con la mia grande passione per la scrittura, bene, ovviamente ci saranno già in vento altre opere dell'Aurora, non li svegliamo tutte, però questo è l'auguro. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il vice sindaco, cioè io ne approfitto per conoscerlo, io non so nemmeno il suo nome. Cimini Antonio. Cimini Antonio, allora siamo davvero felici di avere anche lei, che abbiamo parte più importante della città. Mi piace No, assolutamente. 18 minuti fa più minuto. Ma io che devo dire, penso che già l'assessore piace. È stato bravo. Quindi io dico intanto vi ringrazio perché siete voi la mezza. Ci avete onorato di questa visita, di questa, questo libro, quindi la, diciamo la presentazione di questo libro. Sentendo le parole della autrice mi sembra abbastanza giovane, quindi complimenti perché dico, non è facile, non è vero, quindi penso che sia una cosa abbastanza suggestiva e quindi poche parole che ho ascoltato mi sembra abbastanza interessante, quindi io vi ringrazio e siete venuti e auguri. Grazie, e noi ovviamente vi salutiamo da Paesaggiando, ringraziamo la Telecreativa Arte Contemporary di Emanuele Ciarito che ha permesso anche oggi di essere qui e vi aspettiamo al prossimo tour di Paesaggiando.